Giorgia Meloni nasce a Roma nel 1977, si diploma al liceo linguistico, ma non si laurea. Nel 1992, a 15 anni, inizia l'impegno politico nel fronte della gioventù, sezione Garbatella. Per mantenersi, fa la cameriera, la babysitter, la barista e la venditrice di dischi al mercato di Porta Portese. Entra in Alleanza Nazionale e diventa consigliere provinciale nel 1998. Nel 2006, a 29 anni, viene eletta alla Camera dei Deputati e nel 2008, a 31 anni, diventa ministro per la gioventù nel governo Berlusconi, il più giovane della storia repubblicana. Nel 2012 fonda Fratelli d'Italia, che oggi, secondo i sondaggi, potrebbe diventare il primo partito italiano. Insieme a Sinistra Italiana e all'opposizione di questo governo, del governo Draghi, è in libreria con Io sono Giorgia, edito da Rizzoli. Buonasera Giorgia. Buonasera. buonasera. Senta, prima delle foto che scandiranno la nostra intervista, una domanda. In questo momento lei sembra sulla cresta dell'onda, i giornali e anche i suoi avversari parlano spesso bene di lei o non l'attaccano troppo, insomma, al vento in poppa. È una donna felice? No, <ride> nel senso che eh, diciamo, chi mi conosce bene sa che. Eh, io non sono una persona, eh, cioè che io sono una persona abbastanza ansiosa. La paura più grande della mia vita, alla fine, non dovrei dirlo perché in qualche maniera offro armi ai miei avversari, ma è deludere, no? deludere le persone che credono in te, le persone che ripongono in te le loro aspettative. Quindi chiaramente più cresce il consenso e più cresce anche questo rischio. Siamo in un tempo anche eh, diciamo molto post-ideologico, no? in cui tutti i leader, se vediamo, hanno fatto... Uh, insomma hanno avuto degli andamenti molto altalenanti E quindi io lo vivo soprattutto con un grande senso di responsabilità eh, non, non, non posso dirmi una persona felice Ammesso che io sappia cosa sia la felicità E insomma, dopo vedremo nel corso trovo. di questa intervista Io invece voglio iniziare questa intervista da una candela Perché una candela? <ride> Perché ho letto che quando lei e sua sorella Rihanna eravate bambini a un certo punto giocavate e per illuminare questa capanna che avevate messo in piedi in casa utilizzate una candela. Andate a vedere la televisione e scoppia un incendio e brucia tutta la casa. E esatto. racconta. E eh, andò esattamente così: nel senso, noi avevamo intorno ai tre, tre anni, io, cinque anni, mia sorella. Eh, avevamo fatto la, sera, la notte prima nella nostra stanza una festa al buio e noi avevamo i letti a castello sa quelli a incrocio, no? e la, sera do, la, la, la notte successiva avremmo voluto fare una festa diciamo più organizzata, uh, per cui portiamo avanti il letto sotto, mettiamo tutte cose da mangiare, i nostri giochi e poi troviamo questa fatidica candela con un unico fiammifero. E da bambine, chiaramente ai 2-4 anni, diciamo, ah, bellissimo, così abbiamo anche la luce e la accendiamo alle 4 del pomeriggio, la mettiamo lì. Sotto l'arco no, del letto, tra i pupazzi di peluche. Poi a un certo punto andiamo a guardare i cartoni animati in un'altra stanza e ci dimentichiamo completamente di questa candela, ritenendo che sarebbe sopravvissuta all'infinito. Invece, qualcosa deve essere andato storto, e a un certo punto mia madre sente un, un, un grande fragore. Era in buona sostanza crollata la serranda perché era bruciato, no? la, 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 la sci, bruciata la cinghia. E apre la porta e le fiamme erano già fino al soffitto. Io ricordo ancora adesso questa immagine pazzesca. Noi avevamo un panda di peluche grande, di questi proprio pupazzetti. E io ricordo il, il volto di questo panda che brucia, che è una, una di quelle scene che impattano nella tua vita, no? Perché la mia infanzia è stata così: fuoco e acqua. Punto, prima abbiamo dato fuoco a casa. Il tempo che sono arrivati i pompieri era andata a fuoco tutto. Io sono nata a Roma Nord, sì. la Garbatella, la Garbatella, ma io sono nata in realtà a Roma Nord, stavo tutta tutt'altra zona. Poi ci avvicinammo appunto ai miei nonni. Lì e poi sono affogata. O forse prima ero affogata, no? per cui ho anche questo sì. terrore di affogare. E eh, diciamo un battesimo. Senta, rimanendo in famiglia, sempre cose che ho letto, uh, vostro, il padre di lei e sua sorella lascia la casa, abbandona la famiglia e già prima dell'abbandono no, lei ha detto che vi faceva soffrire, che era un padre distante, che addirittura non era andato quando sua vostra madre aveva partorito in ospedale. Però uh, lei ha anche scritto nel suo libro che ho letto che questo abbandono in qualche modo l'ha formata. Ma guardi io penso, ma questo per tutti quanti, penso che anche le cose brutte che ti succedono nella vita in qualche maniera. Eh, diciamo, fanno di te la persona che sei nel bene e nel male. Poi il punto è come riesci a reagire, no? Eh, per carità, io ho fatto più da grande i conti con, con la figura di mio padre e con quello che aveva prodotto nel mio carattere, no? Ho negato per tanti anni che, che avesse avuto un impatto, non era così, ovviamente. Però alla fine io penso che, appunto, così come eh, appunto, ho raccontato anche che quando mi prendevano a pallonate da ragazzina perché ero grassa, eh, bene o male mi hanno aiutato no, anche ad affrontare questo, questa situazione nella quale io non mi trovavo a mio agio, per cui anche i nemici, per paradosso. Però io mi chiedo, lei l'ha già negato utili. in un'intervista, però non ci credo. È vero che sua madre era di estrazione di destra, però è vero che suo padre era di sinistra. Lei lo descrive come un comunista che vuole l'abolizione della proprietà privata. Ma lei è sicura che nella sua scelta di diventare sentirsi di destra a 15 anni non dipenda anche dal rifiuto del padre no, di sinistra? No, assolutamente no. Anche perché io ho scoperto le inclinazioni politiche di mio padre, di mio padre più tardi. E non, cioè mio padre nella, nella mia vita, no, lei diceva, ha fatto soffrire. In realtà io non ricordo di aver mai vissuto con mio padre, perché mio padre è andato via di casa, che credo io probabilmente credo, insomma, avevo più o meno un anno. Okay? Quindi non è una persona con la quale io ho avuto un sì. quotidiano da parlare di politica anche in adolescenza. Con mia madre sì, per cui per paradosso potrebbe aver influito più. Eh, diciamo sì, certo. il fatto che mia madre era di destra, ma in realtà nessuno dei due, quello che influì al tempo, perché io appunto mi sono iscritta a 15 anni e a 15 anni non è che sei di destra o di sinistra, è più un fatto di istinto, Belle, sì. era il periodo di Tangentopoli, nel periodo di Tangentopoli bene o male il pentapartito, ma anche insomma il compromesso storico, il partito comunista, eh? tutti meno il movimento Beh, non sociale non ho... italiano. Ma a questo a proposito, questa è una foto di Paolo Borsellino, sì. perché a me ha colpito, perché lei si iscrive, Paolo Borsellino era un ex fronte della gioventù, un magistrato di destra ucciso dalla mafia si scrive e partecipa anche alle prime manifestazioni però io voglio riuscire a capire una cosa poi lei si è ritrovata alleata con berlusconi insomma è un dato oggettivo che, Berlu che Marcello dell'Utri oltre che la condanna per fatti di mafia avesse a che fare uh, con cosa nostra non è che ha sbagliato parte no non ho sbagliato parte perché io sono sempre stato un militante della destra e la destra con queste cose è sempre stata molto chiara. Poi accade, voglio dire, in tutte le famiglie che ci può essere qualcosa che non funziona, in questo caso non parlo di Berlusconi, parlo di Fratelli d'Italia, no? è accaduto tutto. No, ma anche dopo parleremo, eh. no, ma a me colpisce il fatto, insomma, l'ultima famosa io... intervista di Borsellino, è un'intervista che lei vabbè, ha fatto molte, anzi è la penultima, molte polemiche, si parlava a lungo di Dellutri e anche di Berlusconi. Ma guardi, ripeto, io sono stata, eh, non sono mai stata di Forza Italia, certo. io sono sempre stata di Alleanza Nazionale, sono finita nel PDL e fui tra i più critici quando ci fu la fusione eh, perché ci, ci, ci finiva il mio mondo e me ne sono andata quando appunto eh, quando non c'erano più i margini ho appena ho avuto diciamo la, eh, come posso dire, la maturità per fare un'altra scelta ma non perché voglio dire adesso è il caso di Dellutri, mica è il caso di Dellutri, Berlusconi ha, ha tantissimi meriti, secondo me, come Presidente del Consiglio, una persona con la quale io ho ottimi rapporti, ma perché sicuramente noi su alcune materie siamo sempre stati. E, sci, e, allora Berlusconi, decisi, e allora Berlusconi, allora diceva Berlusconi ha tanti meriti, ma invece mi dica cosa non le piace di Berlusconi. Ma guardi cosa non mi piace, io, sicuramente io e Berlusconi abbiamo un'idea, un approccio alla politica molto diverso, molto diverso, io credo che Berlusconi a me non, non, non mi abbia mai completamente capito. Io sono un po' una specie di marziano, no? nel senso che sono una persona molto rigida, poi abbiamo imparato a rispettarci a vicenda, nel senso anche a tentare di capirci, no? però sicuramente io sono una persona, eh, sono una persona che, ha, che ha difficoltà al compromesso, che ha difficoltà a eh, diciamo cambiare idea eh, con la giusta offerta. E sicuramente siamo, abbiamo un'idea diversa, insomma considero comunque i politici, per quanto Berlusconi insomma, sia una persona che ha fatto molto più di me in politica, però considero i politici tutti come dei pari. No? Io sempre Senta, ho notato ma cosa che pensa che... del rapporto con le donne, non di voi in politica perché ha lanciato lei e tanti altri ministri, ma insomma quello che abbiamo visto e che sappiamo che è essere vero. Insomma, del suo fatto che gliene piacessero tante di un certo Vabbè, tipo... Guardi, il fatto insieme. che gliene piacciono tante è abbastanza comune a parecchi uomini, e anche a parecchi politici che non sono finiti <ride> a processo per questo, me lo faccia dire, voglio dire. Per cui eh, eh, diciamo, questo, questo può essere eh, assolutamente relativo. Poi io, come ho raccontato nel libro, insomma, eh, quando alcune cose non mi sono piaciute non ho mai avuto... Paura a dirlo, esordì da ministro del governo Berlusconi, giovanissima con un'intervista a tutta no, parte. Ma sa perché glielo chiedo? Che, perché? che trattava proprio la materia delle Sa perché appunto, lo chiedo, donne. perché parte di, di, quella, di quella legislatura. Ebbe anche degli avvenimenti processuali legati a tutto questo. E voi vi siete trovati come alleati di Berlusconi a votare che Rubi, uh, questa famosa mozione: non è che noi abbiamo dai. Di noi non abbiamo votato che Rubi era nipote di Mubarak Questo è un falso storico. Diciamo la verità: non è esistito mai un atto parlamentare nel quale i parlamentari hanno votato che Rubi era nipote di Mubarak quello che votammo noi era, diciamo, il tema dell'attribuzione. Che lui che era che era un'altra questione: che era il tema dell'attribuzione a chi spettasse in ragione del fatto che... Senta, parliamo di un altro uomo importante della sua vita, Gianfranco Fini. Uh, cosa pensa oggi di Fini? Penso che in cuor suo si renda conto eh, di, di aver sbagliato parecchio, troppo. Penso che in cuor suo lo sappia anche lui, perché è una persona intelligente. E col senno di poi davvero non aveva alcun senso quello che ha fatto, come lo ha fatto al tempo. Ma non perché guardi... Ma lei sta parlando della questione politica o le sue questioni tra il giudiziario e il personale? Allora io sto parlando della questione, soprattutto della questione politica. La questione giudiziaria aspetta a vedere come, sì, è, come, è come sopra... si definisce. Chiaramente certo. ci sono delle cose che mi hanno molto colpito, però io... Insomma, certo. a essere diciamo, ad aspettare come va a finire. Sulla questione politica, eh, ma al tempo insomma, si sa perché pur dovendo io molto a Gianfranco Fini, diciamoci la verità. Insomma si dice sempre: ah, tu non sei riconoscente con Berlusconi, ma io in realtà Berlusconi più o meno credo di averlo conosciuto quando sono diventata ministro. E, e Fini invece, effettivamente, mi volle vicepresidente della Camera alla prima legislatura, ministro alla seconda legislatura, quindi sicuramente una persona. Anche lui mi ha conosciuto che ero già presidente del movimento sì. giovanile, eh? non è che nessuno mi ha preso mai da, non lo so, dal cavolo, però sicuramente aveva investito e, e ciò nonostante io non l'ho seguito nelle esperienze future libertà perché secondo me è suicida e perché secondo me tu devi essere sempre leale con gli uomini e con le donne, chiaramente, con le persone, ma, di, ma puoi essere eh, diciamo, ciecamente fedele solamente alle idee. Se sei ciecamente fedele alle persone... Non, sei, diciamo, non credi in quello che fai, no? Certo. E quindi io Beh, al tempo non credevo in quello che Fini stava facendo e non l'ho seguito. Senta però, lei è nata nel 77, quindi questo va premessa. e ha difeso Fini quando, di, quando Fini disse, prima ancora, che qualsiasi cultura democratica si deve fondare sull'antifascismo, che per Fini è stato, voglio dire, lui arrivava dal movimento sociale. Come è guardi, stato fin quel momento per lei? Ma io non ho vissuto tu, diciamo, tutti questi momenti in maniera, a differenza di quello che si può, delle etichette che mi si appiccicano a dose, le ho, le ho diciamo, vissute tutte come, eh, come naturali evoluzioni. Certo, a me dà molto fastidio, Gomez, questo bisogno, cioè anzi questa pretesa della sinistra di darci delle patenti. Guardi che in Italia le battaglie per far votare la gente le fa Fratelli d'Italia. Quindi quando io ancora apro tutti i giornali e mi sento dare della fascista, se qualcuno un giorno mi vuole anche spiegare che cosa intende nel merito, così come sull'accusa di razzismo, o sull'accusa di omofobia, io rispondo con Perché poi rimane il fatto che il fascismo è finito quant'era? 70 anni fa. Certo. Mentre l'antifascismo militante, cioè l'utilizzo della storia come clava su politici che non appartengono a quella storia, è una costante. Per cui chiaramente, eh, voglio dire, quando io sento eh, eh, l'utilizzo contro di me di questi temi, di queste parole, di questo odio, anche di questo odio, io cioè, sinceramente lei cosa eh, pensa lo considero quando surreale. Vede, eh. Quando vede dei ragazzi che, per esempio, in una manifestazione fanno il saluto romano. Ma io non ho fatto. Cioè, io non appartengo lei, a un'altra storia. Sì, ma io lo appartengo a un'altra storia. Per cui perché voi continuate a chiedermi? Cioè, quando viene Zingaretti qui. Io glielo gli chiedo se. Oh, quando era ebbene, comunista. Ma lei è eh, l'unico, se anche glielo chiede, è l'unico. Però no, no. sia serio, allora siamo seri. Lei ritiene che oggi in Italia. Potrebbe tornare no, il regime fascista? No, oh, viva Dio, meno male. Allora mi, mi dice perché secondo me... Come lei... non ritengo che in Italia possa arrivare il comunismo? Perfetto, ma infatti io non uso il sì, tema sì. del comunismo quando faccio politica. La certo. politica funziona così, anche Berlusconi ha dato vent'anni a dire oddio arrivano i comunisti, quanti comunisti. Ma sì, vabbè, certo. ma io non l'ho fatto però, nonostante oh, no, no, voglio certo. dire in teoria sarei però no. Io eh, da infatti, osservatore esterno no, 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 non, mi, non mi stupisco sa che quale funzioni così. Il problema così. secondo me il problema è che chi ha bisogno di appiccicarti delle etichette di impresentabilità? è perché ha paura a confrontarsi con te. Qualsiasi tema io, tenta, io tento di parlare di migrazione, razzista, perché? Noi qua ci confrontiamo, con tempo No, no, perché striga. se poi io faccio delle domande loro non sanno rispondere, ma io qua, come capito? Come vede ma ci è lo stesso tema, fascista, ma come possiamo parlare noi, di politica? Come vede ci siamo confrontati. No, no, ma non parlo con lei, parlo allora. Di, diciamo... Allora di, no. arriviamo alla di, questione diciamo che lei le affronta anche nel suo libro della sua classe dirigente. Insomma, quando uno vince... Tanti vogliono salire sul carro del vincitore o tanti ex politici vogliono entrare. Risultato, come ha dimostrato quell'inchiesta di report, voi avete avuto, nonostante che lei abbia iniziato a fare politica con Paolo Borsellino, o seguendo le orme di Paolo Borsellino. Il primo partito per numero di persone coinvolte, poi vedremo come finire. Eh, insomma, il primo partito mi pare eccessivo. Facciamo oh, mando le statistiche. Oh, poi. Comunque, diciamo un, che siamo quello di cui si parla di più, che è un'altra cosa. Comunque sono tanti. Sono tanti obiettivi. Sono tanti, sono 4. tanti, uh, anche importanti. Mi viene in mente Rosso che è sotto processo. Sono quattro, glielo dico quello, io quanti sono, lo so uh, bene. Insomma, uh, è inevitabile tutto questo. Quando uno vince ti entra di tutto, cioè, non si può fare davvero niente. È la domanda che ho fatto io al procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao. Sono andata personalmente a incontrarlo dopo il terzo caso, perché chiaramente appunto io ho cominciato a fare politica andando a ammazzato Paolo Borsellino, l'unica cosa che non posso accettare nella mia esistenza è di fare la vita che sto facendo per far, per fare un favore a gente che io Combatto, che per me è veramente lo schifo dello schifo, ok? Sì. Perfetto. è Accaduto una volta e ho detto: vabbè, può succedere. È accaduto la seconda e mi sono molto arrabbiata. È accaduto la terza e sono andata dal procuratore nazionale. Poi le parlerò della quarta e ho detto: come ci si difende? E giustamente il procuratore nazionale antimafia mi ha detto: guardi, eh. Se noi abbiamo notizie di reato non la possiamo comunque svelare, giustamente perché è violazione. E, e, altrimenti non la abbiamo e quindi il concetto Onorevole, è non ci si difende. Abbiamo ancora dipende. pochi minuti, Purtroppo. andiamo veloci. Questa è sua figlia, anche se non si vede ovviamente. Uh, lei, lei ha annunciato la gravidanza in piena campagna elettorale di Roma e all'epoca Bertolaso sì. disse questa roba che insomma, doveva stare a casa a fare la mamma. Cosa pensa di uno che si esprime così? No, ma guardi, al tempo me la sono presa molto, dico la verità. Mi ricordo anche l'immagine perché stavo cercando di fare sport davanti alla televisione e guardavo Bertolaso. Sì. E me la presi molto. Sì. Col senno di poi, credo, e l'ho anche scritto, che in realtà a diciamo, Guido sia uscita male una, 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 una cosa che voleva dire. Perché io avevo detto a Guido Bertolaso, in effetti era la ragione per la quale avevo rinunciato alla la la candidatura: gravidanza. avevo detto, guarda, io tutta la vita ho dovuto sempre. Almeno la gravidanza, fatemela fare con calma, perché poi a me è andata bene. Io sono stato fortunato con una gravidanza bellissima, ma se fosse andata male, mi fossi ritrovata in campagna elettorale magari con un distacco della placenta, insomma. No? Certo. E, e quindi avevo detto, guarda, Guido, io tanto non lo voglio fare perché. Quindi credo che lui intendesse quello, ma che l'abbia detto. Senta, arriviamo al tema del momento perché me lo deve spiegare in maniera sintetica. Eh, è molto per... sintetica, però allora, è difficile. Allora, lei è contraria al DL ZAN come è formulato. Il DL ZAN stabilisce nella parte principale un aggravante che per chi discrimina e incita all'odio nei confronti dell'identità e dell'orientamento sessuale. Perché è sbagliato che ci sia un aggravante? Intanto perché questa non è la parte principale del DDL ZAN. Ma comunque anche sul tema dell'aggravante, guardi, io penso che noi abbiamo una Costituzione che dice no, che di Siamo fatto tu non puoi discriminare nessuno. È sempre pericoloso stabilire che è più grave discriminare qualcuno in particolare, perché vuol dire, tra le righe, che è meno grave discriminare un altro, cioè è più grave discriminare un gay o un immigrato, un immigrato o una donna. Una... Quindi Quando lei si contraria... crea una gerarchia, sì, però... secondo me, allora se si volesse dare un aggravante sulle discriminazioni, Parliamone. A lei quindi rimane contraria anche alla legge Mancino nel 93 che stabiliva un aggravante per la razza, per quella. Secondo per me le per me le aggravanti sono tutte uguali. La legge Mancino al tempo, diciamo, prendeva in considerazione tutte le forme di discriminazione del tempo, sì. ok? Ma non è questo il punto principale della legge Zan, Gomez. Il punto principale della legge Zan è un altro. Punto principale, anzi, sono un altro paio. Punto principale della legge Zane, in buona sostanza. Prima regola, stabilire reati d'opinione. Ok? Io vengo definita omofoba da anni. Posso chiedere se lei ricorda una frase omofoba che ho detto in vita mia? No. Mm io vengo definita omofoba perché su alcune cose non sono d'accordo con, con, con gli LGBT, con, la, con le organizzazioni, non con gli omosessuali perché molti sono d'accordo con me, moltissimi però lei sa che lei potrà continuare a dire per esempio sono contrari al matrimonio tra omosessuali perché l'articolo 4 dice del, della legge che fatte salve la libera espressione e le opinioni cioè chiunque potrà dire quello che allora, vuole potrà dire un prete di gli omosessuali. avrà non... letto anche lei diciamo persone molto più autorevoli di me che parlano della del delirio di formulazione di questo articolo, okay? Secondo le norme della nostra Costituzione. Ma Zan, Zan in un programma televisivo, a domanda, scusi, quando ci sarà questa legge, io potrei, se la legge fosse approvata, io potrei sostenere che uh, uh, anche se un uomo decide di uh, sentirsi donna, non lo è? Zan risponde Uh, beh, sarebbe, sì, ma sarebbe irrispettoso. Ma un'associazione, gli chiede l'interlocutore, potrebbe uh, fargli causa? Eh sì, ma deciderebbe un giudice. Lei ha capito qual è il tema? Guardiamo che cosa accade nelle altre nazioni. Vado veloce, veloce. In Gran Bretagna c'è una studentessa che viene, uh, a cui viene fatto un provvedimento disciplinare perché ha detto che le donne devono avere la vagina. In uh, uh, Spagna c'è un cardinale, tutti, un però cardinale sono tutti che viene limite. indagato. No, non sono casi limite, è quello che accade quando c'è una discrezionalità in assenza di lei... termini giuridici precisi. Un'altra cosa che fa la legge Zanna, sulla quale secondo me bisogna interrogarsi con serenità, Guardi, se è che saluto... se io stabilisco il principio del self-id, cioè io non sono un uomo o una donna, sono quello che scelgo di essere, questa roba impatterà sì. sui diritti delle donne, eh? A 360 gradi, perché sa che cosa accadrà quando arriveremo alle elezioni politiche? Che se io non riesco a, a, a compilare le quote rosa, prendo tre parlamentari maschi e gli faccio dire che si sentono donne. Va bene. Senta, questa è la famosa foto dell'incontro Renzi-Mancini, uh, che poi, secondo Report, Mancini in quel periodo. Stava per cadere il governo, avrebbe incontrato anche Salvini. Intanto, velocissimamente, perché siamo in chiusura, cosa pensa di questo tipo di incontri tra persone che non hanno ruolo di governo e agenti segreti? Non cosa c'è dietro, eccetera. Proprio in linea, Guardi, in linea penso di principio. Io penso che eh, diciamo ci possano essere incontri tra esponenti politici e esponenti dell'intelligence, eh, perché sì. cioè, sembra abbastanza normale, ma che le modalità chiaramente di questa roba qui, e anche come sono state giustificate, tradiscano. Per Paradosso che qualcosa non e allora arrivo al punto della domanda che le volevo fare. La Lega finalmente, ieri dopo un sacco di tempo, ha mollato la presidenza del Copesir che per legge spetta all'opposizione. Quindi verosimilmente, a voi risultato, uh, si dovrà rifare questo comitato e verosimilmente l'inchiesta parlamentare in corso su Renzi, Mancini, eventualmente gli incontri con Salvini, e poi vedremo con Conte. quello che è si impantana. Un po' il sospettino che la Lega non abbia voluto mollare il tutto per far impantanare quell'inchiesta, l'è venuta. Ma guardi, eh, no, francamente, però non mi torna di questa situazione la ragione per la quale tutti sono d'accordo con me, ma nessuno fa niente. Beh, finalmente ieri si sono dimessi con le città. Finalmente cilestelle. ieri, perché insomma adesso sono cambiate un po' di cose, diciamo, no, si era sbloccato qua, non entriamo. Sì. Però diciamo per diverse settimane io parlavo con tutti e tu dicevo, no, ma hai ragione, ma nessuno faceva niente. E quindi, eh, diciamo, questa cosa mi ha molto incuriosito. Certo. Poi non l'ho legato a situazioni particolari, perché figuriamoci, non sono anche questioni che e io le E allora le faccio vedere un'altra foto. Questa è la famosa foto di Ceuta dove uh, arrivano i migranti in Spagna, vengono poi riportati indietro, ma non ci interessa. Qua c'è un migrante che muo, piange perché sono morti i suoi amici nelle braccia di una volontaria della Croce Rossa. Quello che ha colpito me è che questa volontaria è stata insultata da tantissima gente sui social e ha cancellato dai social. E tra di loro oggettivamente, poi nessuno può sapere chi sta dietro uh, i profili, c'erano tante persone che si dichiaravano. Sovraniste perché quando uno è sovranista, cosa legittima, poi deve prendersela con Poveretti, cioè, voglio dire. Cioè, come guardi, se la spiego. No, perché no, non, no. ovviamente non su, tutti i suoi elettori sono così. Ma no, che non, parte, tutti, però ci non sono. sono proprio così. Beh, su, ce cerchiamo sono. cerchiamo di cioè, essere sicuro. Questa cosa seriamente. Insomma. Ah, guardi, se chiede a me quanto vengo insultata, le garantisco che vengo insultata molto più brutta, della signora no? della Croce Rossa. Però di, di, chiaramente questo più... interessa di meno. Con ma me anche perché io faccio un altro lavoro. Io su queste immagini, o come ho raccontato ampiamente anche nel mio libro, posso dirle: Gomez, per la persona che sono e per la storia che ho, mi urta pure un po' il sistema nervoso che mi facciate la domanda. nel senso. No, credo adesso, che se la chieda anche lei. Però. No, oh, perché in altre volte mi è stata fatta in maniera più: no, perché lei non prova per questo bambino la stessa empatia no, che No, No, no. io le sto chiedendo. Chi lo dà la... per scontato che non la provo? Certo che la provo, no, 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 ma no. proprio perché la provo quella roba lì non si può affrontare così. Perché quello che stiamo facendo noi in questi anni è arricchire a dismisura gli schiavisti del terzo millennio per far entrare persone che in, moltissimi, che, in che in alcuni casi muoiono dopo aver pagato gli, schia gli schiavisti del terzo millennio con i quali le ONG si mettono d'accordo e sui quali i governi stanno in silenzio. Dopodiché, queste persone, in molti casi, anche quando arrivano, non erano quelle che avevano diritto ad arrivare. Oggi abbiamo avuto polemiche perché era in calendario in una scuola la presentazione eh, di un suo libro, interrogazioni parlamentari, perché un documento della scuola diceva che la presenza degli, stu degli studenti era obbligatoria. Lei ha risposto mh, che non ne sapeva niente. Ma è possibile che avvenisse una presentazione a saputa, sinceramente. È possibile. E il fatto che non ci crediate mi dà molto fastidio. Io sono una persona che si assume le proprie responsabilità. Vero. Se dico che questo invito non mi è ma neanche mai arrivato, voi mi dovete credere, perché io merito Basta. rispetto. Aspetti, e le dico di più. Siccome io analoga iniziativa l'avrei contestata, cioè avrei fatto esattamente l'interrogazione che è stata annunciata a Toiani. Secondo lei sono così imbecille che mi presto una cosa del genere? No, io no, perché mi considerate pensare, pure un po' cretino. No, io potevo eh. pensare che lei non sapesse semplicemente che la presenza era obbligatoria. Ma non andrei comunque in una scuola a presentare il mio libro. Guardi, ho fatto vent'anni di politica. No, vent'anni no, perché non sono andata a scuola vent'anni. <ride> ma ho fatto dieci anni di politica studentesca. Secondo lei io mi vado a infilare Ultima una presentazione del prima libro della un politico dentro la scuola. Ultima ma... cosa, prima della confezione: Fratelli d'Italia ha votato. Contro la restituzione dell'assegno oh, della pensione, o oh, meglio, vitalizio, a Formigone condannato per corruzione. Uh, dopodiché, in Parlamento abbiamo visto che i 5 Stelle hanno fatto confusione e casino, diciamo, su questa roba: Tanto per cambiare. E però uh, né voi nel PD avete parlato molto, ma non è che dovreste urlare di più contro uno scandalo del genere? guardi più di quello che noi abbiamo fatto nei, 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 nei luoghi competenti, non si poteva fare. Ne ricordo che, insomma, senatore Balboni, esponente di Fratelli d'Italia, ha tenuto una posizione dall'inizio alla fine assolutamente stoica, ma quello è il, è, è, è il luogo e il livello. Urlare, non, so, cioè, non, non basta mai, no? Ci cioè, sono due voti contrari in tutta la commissione, uno è il mio, non basta. Grazie onorevole Meloni, che siamo andati lunghissimi. Questo è il momento della confessione. E quindi le farò fare la confessione su una persona su cui non abbiamo avuto il tempo di farle delle domande. Uh, la persona in questione è l'altro leader del centrodestra che teme di essere scavalcato nei sondaggi pensare. strano. Beh, io penso che oggi, visto che lei dice che ci sono periodi in cui vi sentite e non vi sentite, abbia l'occasione di dirgli una cosa che magari le vorrebbe dire o non gli ha mai detto, iniziando caro Matteo. Grazie, um, caro Matteo, sappiamo entrambi che. Uh, uniti facciamo paura perché la nostra coalizione è una coalizione forte, perché è vincente, perché sta insieme per scelta, perché non sta insieme per interesse. Uh, io e te sorridiamo spesso insieme, ci scambiamo messaggi su come la stampa interpreta il nostro rapporto, uh, però volevo ribadire che siamo alleati, che siamo alleati convinti e che anche noi ogni tanto se prestiamo meno il fianco... A questo racconto delle divisioni tra noi ci aiutiamo a essere più forti.